Nella stupenda cornice di Ferentino, nel Frusinate, si è concluso oggi alla presenza del presidente Scalfaro e delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia il ciclo di commemorazioni dedicato a Don Giuseppe Morosini, Ferentinate, medaglia d'oro al valor militare, trucidato 50 anni fa dai nazisti, il lunedì santo del 44 a Forte Bravetta, per la sua attività nelle file della resistenza, a favore dei poveri, dei partigiani, dei profughi travolti dall'inferno della guerra. Modello di riferimento denso di significati umani religiosi, Don Morosini contribuì, pagando con la sua stessa vita, alla trasformazione democratica del paese. Un martire della resistenza, certo, ma anche un uomo di appena 31 anni che non ebbe dubbi su come interpretare la sua missione di sacerdote, sempre vicino ai sofferenti, nel caos e nel disorientamento di quei cupi momenti. Il presidente Scalfaro ha partecipato a una messa celebrata nella chiesa di Sant'Ippolito, dove è sepolto Don Giuseppe, poi si è incontrato in piazza Mazzini con le autorità e con la gente. Infine discorsi, tra i più attesi quello di Don Radaele di Torrice, compagno, amico e confratello di Don Morosini. Parole toccanti le sue, tratteggio di una mente e di un'anima unicamente rivolte ai valori della solidarietà, della difesa dei diritti umani, quindi attualissime, riferimento prezioso per giovani in crisi di valori e meno giovani in crisi di identità. Alla cerimonia ha assistito anche l'anziana sorella di Don Giuseppe Morosini. Infine Scalfaro, glissando le recenti polemiche sulla proiezione televisiva dei combat film, i filmati militari degli operatori alleati, il presidente ha preferito sottolineare lo spessore umano, il sacrificio lucido, consapevole e totale di un essere votato interamente agli altri, con un profondo senso della giustizia, convinto del valore irrinunciabile della libertà. Quindi un concreto esempio per tutti. Don Giuseppe Morosini era nato a Ferentino, appunto, durante la Seconda Guerra Mondiale fu cappellano militare in Dalmazia, quindi si prodigò per il movimento insurrezionale dei partigiani. Partigiano egli stesso, fu tradito ed arrestato la mattina del 4 gennaio 1944. Venne quindi condannato a morte dal tribunale nazista, che non ascoltò neppure gli appelli di Papa Pio XII. Fu perciò fucilato la mattina del lunedì santo 3 aprile a Forte Bravetta. Di una guerra di liberazione, e la storia ci ha parlato di un ritorno di libertà. La storia ci porta una serie di vite stroncate perché tornassero a vivere dei principi che sono il fondamento della nostra Costituzione: libertà e unità. La storia va rispettata, dice il presidente Scalfaro, e lo dice a 2 settimane esatte dal 25 aprile, qui a Ferentino, commemorando un martire della Resistenza. Usa parole e toni che non lasciano dubbi il presidente. La storia è così com'è, non può essere cambiata, ma è dalla storia, da questa storia, che nascono le ragioni della concordia. Ognuno di noi, aggiunge Scalfaro, deve fare uno sforzo per sentire la voce della storia. E da tutti i morti, qui viene il monito di Scalfaro, dai morti di tutte le parti, dalle sofferenze delle madri di tutte le parti, viene una voce non di divisione, non di rancore, non di separazione, ma di unione e fratellanza.